vita, eccoci qua, siamo tornati al Caffè d'Europe, siamo con due grandi della notte, il grande amico mio Michi, come stai? Bene, bene, grazie, un saluto a tutti gli amici della Bella Vita, grazie per essere qui al Caffè d'Europa. Alla grandissima, le serate come vanno qui da Claudio? Bene, bene, molto bene, Claudio è uno degli imprenditori della zona che investe, il risultato si vede, insomma, ogni venerdì, sabato e domenica. Una serata differente, grande divertimento qui a Caffè d'Europa. I DJ che sono in console, che i DJ in rotazione sono io, Mickey Johnson, Stefano Venditti, Robby Corsari. E la domenica poi c'è il karaoke con altre persone, insomma. Ok, e qui abbiamo un altro esponente della notte di Roma, Vocalist. Come stai, Marco? Tutto bene, anzi, allora, grazie a te per essere qui al Caffè d'Europa. Al Caffè d'Europa, anche tu come noi qui, senti una cosa, allora parliamo un po' anche del mondo notte, adesso della discoteca, come vanno le cose dopo le cose di questa estate? Guarda, prima ti dico che il mondo della notte sta cambiando radicalmente, però sta cambiando, ma sta ritornando ad essere molto professionale, perché cosa che prima si era un po' perso, no? Avere la professionalità nel mondo della notte, invece sta ritornando questa cosa e sono contentissimo. Siamo contenti tutti dopo quello che è successo quest'estate. Insieme. Esatto, esatto. Volevo ringraziare Michi che mi ha ospitato questa sera qui. Devo fare un ringraziamento particolare a Marco Valotta che è venuto a trovare, oltre alla sua bravura, un ragazzo gentilissimo, disponibilissimo, grazie Marco. Grazie a te che mi sopporti. Allora, amici, io ti voglio fare una domanda a te, ma quante console hai cambiato in vita tua? quanti milioni hai fatto? Guarda, gli anni passano, della verità, però ancora mi diverto con questo lavoro, quindi va bene così. Ma tu lo sai, Marco, che io andavo a ballare da ragazzetto, avevo 15 anni, 16 anni, c'era Mickey in console, Mickey Johnson, ti ricordi? Quanto tempo. Eh già. Tu dici che hai fatto ballare milioni di persone, penso, Ma diciamo di sì, dai, diciamo che tre generazioni me ne sto portando avanti. Senti, tu hai la grande artisticamente, ti troveremo a Roma, no? Sì, a Roma, Resident Outside, che sarebbe l'X7 quest'anno, poi rotazione più a Caffè d'Europa, al Dish di Ostia, al Pinar Club e insomma altri locali, per cui... Salutiamo gli amici, dove andrai? Assolutamente sì. Il grandissimo locale da provare, ragazzi, vedete quel Caffè d'Europa che è da provare. Allora, amici, spero di venirti a trovare. Assolutamente, noi ti aspettiamo quando vuoi, lo sai. Okay, Caffè d'Europa è mi casa e tu casa. Quando vuoi ci vieni a trovare. Anche in altre location. Ci fa piacere. Mandiamo un saluto agli amici di Bella Vita, Rete Oro, seguite il programma Caffè d'Europa alle porte di Roma, Belvedere, un bellissimo locale da provare. Ciao ragazzi, ciao. Baci.